Ciao, benvenuto in questo nuovo video di Hakuna Matata. Oggi parleremo della cardinalità dell'insieme delle parti nel caso di insiemi finiti. Per prima cosa fissiamo i concetti. Dato un insieme A, si chiama insieme delle parti di A l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A. Quindi, se A ha n elementi, chiedersi qual è la cardinalità dell'insieme delle parti di A significa chiedersi quanti sono i sottoinsiemi di A. A livello intuitivo è ragionevole supporre che la risposta a questa domanda dipenderà dalla cardinalità di A. Ad esempio, se A è un insieme con cardinalità 0, cioè ha 0 elementi, allora necessariamente sarà l'insieme vuoto. E l'insieme vuoto ha un unico sottoinsieme, se stesso. Quindi l'insieme delle parti di A in questo caso conterrà un solo elemento. E avrà cardinalità 1. Se invece la cardinalità di A è 1, gli unici sottoinsiemi di A saranno il vuoto e A stesso, per cui la cardinalità dell'insieme delle parti di A sarà uguale a 2. Se A contiene due elementi, l'insieme delle parti di A conterrà 4 elementi, come si vede dalla lavagna, e quindi avrà cardinalità uguale a 4. Se la cardinalità di A è 3, la cardinalità dell'insieme delle parti di A sarà uguale ad 8. E così via. Ora, se osservi attentamente gli esempi, sembrerebbe esserci una relazione che lega la cardinalità di A con la cardinalità dell'insieme delle parti di A. In particolare, se A ha n elementi, dagli esempi visti saremmo tentati di supporre che l'insieme delle parti di A abbia 2 alla n elementi. Ovviamente questa è solo un'ipotesi, e noi non possiamo accontentarci di un'ipotesi. Per concludere che questa è proprio la relazione che cercavamo, dobbiamo dimostrarla. Lo faremo in più modi. Vediamo il primo. Usiamo un po' di elementi del calcolo combinatorio. Se non sai di cosa sto parlando, puoi vedere il video che ho realizzato sull'argomento e il cui link compare adesso sullo schermo. Partiamo con una semplice osservazione. Se A contiene n elementi, fissato k minore o uguale di n, i sottoinsiemi di A contenente k elementi saranno tanti quanti sono i modi di scegliere k elementi da un insieme di n elementi. E questo numero è dato proprio dalle combinazioni semplici n su k. Bene, una volta fatta questa premessa, possiamo osservare che l'insieme delle parti di A si può pensare come l'unione disgiunta di sottoinsiemi di A contenente 0 elementi, dei sottoinsiemi di A contenente un solo elemento, e così via fino ai sottoinsiemi di A con n elementi. Quindi, passando alle cardinalità, siccome si tratta di un'unione disgiunta, avremo che la cardinalità dell'insieme delle parti di A sarà data dalla somma del numero di sottoinsiemi di A contenente 0 elementi più il numero di sottoinsiemi di A contenente un solo elemento e così via fino al numero di sottoinsiemi di A contenente n elementi. Questa somma, per l'osservazione fatta prima, è uguale all'espressione che compare alla lavagna. La possiamo riscrivere in modo un po' più compatto come sommatoria di n su k al variare di k da 0 a n. A questo punto ci viene in aiuto il binomio di Newton. In particolare, se poni x e y uguale 1 nella formula del binomio di Newton, ritrovi che la sommatoria di n su k con k da 0 a n è proprio uguale a 2 alla n. E questo è quanto volevamo dimostrare. Vediamo ora una dimostrazione alternativa. Supponiamo sempre che l'insieme A abbia n elementi, A1, A2, An. Un generico sottoinsieme B di A si può formare andando a chiederci se ciascuno degli elementi di A appartiene o non appartiene a B. Risposte diverse a queste n domande danno luogo a configurazioni diverse e quindi a diversi sottoinsiemi di A. In particolare, il numero di sottoinsiemi di A sarà uguale al numero di possibili configurazioni che si possono ottenere. E queste sono proprio 2 alla n. Ma non finisce qui. Un ulteriore modo per dimostrare la tesi sarebbe anche procedere per induzione su n, dove n rappresenta la cardinalità dell'insieme considerato. Quest'ultimo caso però te lo lascio per esercizio. Se riesci a risolverlo oppure hai bisogno di suggerimenti, puoi scrivere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti le prossime lezioni. Intanto, grazie per la visione e alla prossima lezione.